il mondo scoprirai, molte cose imparerai. Trippi! Wow! Guardate dove siamo! Siamo al Giggle Jungle! Andiamo! Ehi! Ehi! Wow! Guardate com'è colorato questo posto! Guardate! Il colore bianco, blu e verde! Wow! Guardate questo! Wow! Che cos'è? È fortissimo! Monta su, amico! Wow, guardate! È il colore verde! Wow! 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 Qui ce n'è un altro! Andiamo! Io salgo qui! Oh, scusa, amico! Questo è il mio preferito! Davvero? È sì. Fortissimo! Perfetto! Proviamo wow. questa! Wow! Devi stare così! Fai come me! Il colore rosa e questo è il colore verde. Andiamo. E questo? Oh, vuoi entrare qui? Entriamo qui. Wow. Ok, è il mio turno. Andiamo di là. Qua. Cos'è? Questo cuscino è di colore arancione. E questo cuscino è di colore blu! Guardate! Come me! Andiamo! Delfini! Anch'io! Un delfino verde! Esatto, un delfino verde! E guardate questo! E questo? Un delfino rosa! Oh! E un delfino blu! Seguitemi, andiamo! Ok, vai tu! Andiamo! Entra qui! Wow! Wow! Entra! Guarda! Andate! Wow! Guarda questo! Entra qui! Wow! Vieni! Ok, entro anche io! Ok! Quanti palloncini! Ci sono altri palloncini di là che mi piacciono di più! Ah, sì? Wow! Oh. Sì! Esa. Wow!
Guardate questo palloncino, è di colore rosso! E questo è di colore blu! Vedete il colore blu? E il colore verde! E questo è il colore rosa! Si diverte così tanto qui dentro! Io prendo questo. Andiamo da questa parte! Su, tutti da quella parte! Bene, passa tu, vai! Guarda! Guarda lo scivolo! Ok, scivola giù! Wow! Oh, è il mio turno! Wow! Lo faccio di nuovo. Scendi dall'altro lato, di là. Di là? Ok, vado. Sono caduto. Ancora. Arrivo. Volete provare? Lo faccio di nuovo. Ok, provate voi. Fate attenzione. Attento. Divertente! Andiamo! Wow! Eccoci qui! Guarda questo! Wow! Questa cosa gira in tondo! E ci si può arrampicare! Sono arrivato quasi in cielo! Ora scendo! Guarda! Il colore blu! Il colore rosa! Il colore blu! Il colore rosa! E il colore blu! Hai già cavalcato il delfino? Sì! Guarda! Trovato! Ancora! Ehi! Io parlo! Sono di qua! Wow! Ci si diverte da matti! Al Giggle Jungle di Redmond, Washington! Ciao! Sono io, Flippy! Quest'oggi ci troviamo al Museo Partecipativo per Bambini di Olympia, Washington! Vedrete come ci divertiremo insieme e faremo tantissime cose! Andiamo! Questa è la sala delle costruzioni dove fabbricheremo una bella casa! Che sbadato! Comunque, faremo delle costruzioni con questi elementi di legno. Li innestiamo così, pezzo per pezzo, e via la fantasia! Io ho quasi finito di fabbricare la casa, vedete? Devo solo completare il tetto, perché ho già fatto la struttura della casa e le pareti e tutto il resto. Oltre al tetto, per concluderla, mancano anche le pietre. Per che cosa mi servono le pietre? Per metterle all'interno della casa, sì, perché i pavimenti saranno di pietra. Già, non poseremo la moquette o le piastrelle. Niente del genere, li faremo in pietra. Per cominciare, togliamo le pale da qui. Così. E poi ci mettiamo alla guida del camion. Bene, ora siamo arrivati vicino al cantiere e possiamo prendere tutte le pietre dal cassone del camion. Allora, recuperiamo la pala, la mettiamo nella carriola e poi la spingiamo su.
Ecco fatto! Bene! E ora prendiamo queste grosse pietre con la pala! Queste pietre sono molto grosse! Le useremo per realizzare un pavimento meraviglioso per la casa! Ok, un ultimo carico! Ecco fatto! E adesso dobbiamo portarle al cantiere! E vai! Le carriole sono proprio utili e comode! Così è più facile trasportare i carichi pesanti! Ma come le scarico all'interno? Aspettate, mi è venuta un'idea! Usiamo un asse di legno! Dovrebbe in realtà servire per il tetto, ma per il momento appoggiamola in questo modo! E poi prendiamo la carriola e la spingiamo su. E poi scarichiamo tutto. Pronti? Ho finito! Ok, vi piace il pavimento? Abbiamo fatto il pavimento in pietra. Perfetto! Ora possiamo ultimare il tetto della casa. Ecco, in questo modo. Che fatica, è stata dura! Ecco fatto! È davvero stupenda! Un capolavoro! Sono stanco! Ehi, ma prima di andare a visitare un'altra sala del museo, diamo un'occhiata a tutti gli attrezzi. Per esempio questo. Ci sono un sacco di attrezzi qui. Sapete dirmi che cos'è questo? Questo è un martello pneumatico. Guardate come funziona. Wow! Va su e giù super veloce e spacca perfino l'asfalto. Wow! Guardate quante cose! C'è anche un metro a disposizione, così possiamo prendere le misure. Qui abbiamo anche un trapano avvitatore per non fare fatica e non dover stringere le viti a mano. Premi e fa... Un mazzuolo bello grosso. Sì, è molto simile a un martello, ma ha una testa quadra più grande e pesante. Guardate un po' qua. Questa è una chiodatrice pneumatica. È l'attrezzo che si usa per fissare il tetto. Sì, con i chiodi. Stavo imitando i versi di un orso durante il letargo. Durante l'inverno gli orsi adorano andare in letargo. Stanno al calduccio nella tana e sotto tanta neve. A proposito di neve, guardate un po' qua, una pista di pattinaggio. Già! Quando l'acqua gela, poi diventa ghiaccio. Perciò voi ed io andiamo a pattinare. Ma prima dobbiamo scegliere un paio di calze da indossare. Vediamo un po' quali scelgo. Queste sono carine. Voi che dite? Forse sono un po' piccoline. Perciò lasciamole lì. Ma che ve ne pare? Queste non vi sembrano forti? Certo, mi tolgo subito le scarpe. Sì, indosso già un paio di calze, ma non importa perché queste sono molto più allegre. Le metto sopra le altre. Siamo pronti? 3, 2, 1! Si scivola! Il ghiaccio è scivoloso! Ricordate, prima vi ho detto che era ghiaccio, ma in realtà è ghiaccio artificiale per poter pattinare con le calze. Mi è venuta un'idea. Desidero esibirmi in una danza per voi. Vi farò un numero di pattinaggio artistico. Siete pronti? Vai con la musica.
Ok, andiamo al piano di sotto. Solo un secondo. La cosa bella di questo museo per bambini è che si può scendere al piano di sotto prendendo le scale, ma anche con lo scivolo. Già, e io mi lancio nello scivolo blu. Pronti? Ci vediamo al piano di sotto. Visto come ho fatto in fretta a scendere? Già! Wow! Mi trovo al porto di Olimpia! Wow, guardate che bella! Questa è una gru gigantesca! Wow! Ehi! Avete visto? Ci sono dei tronchi! Già! Verranno tagliati e diventeranno legname! Ok, voglio agganciarli tutti qui. Un tronco. Due tronchi. Tre. Oh! Due! E ora sono tre tronchi. Bene, adesso vado subito a sollevarli. Bene, li abbiamo issati dalla nave e ora li avviciniamo qui al molo. Wow, davvero grandioso! Ottimo lavoro! Bene, andiamo! Sto volando! Blippi sta volando! Sì! Woohoo! I delfini! Ehi, guardate! Wow! Ma è troppo forte! Allora, metto le paperelle di gomma da questa parte, poi l'acqua scorre verso il fondo e loro partono! Woohoo! Oui! Guardate! Wow! Ehi! Scommetto che vince la papera blu! La verde è ferma! Ci si vede, verde? Vai, blu! Wow, guardate che bello! Quando l'acqua fa così, quando è tutta così liscia, si chiama flusso laminare. L'avete notato? Visto quanto fumo c'è all'interno? Wow! Mi sono bagnato! Guardate, ci sono due tubi! C'è del fumo che esce dai tubi. Cosa ho trovato? Wow! Aggiungendo questi raccordi si può decidere da dove far fuoriuscire il fumo. Wow, troppo bello! Guardate, meraviglioso! Ma che cosa sarà? È una colonna d'acqua, è un tornado! L'installazione si chiama il vulcano. Troppo forte! Ehi, qui ci sono delle palle! Ho trovato una palla! Due palle! Dove sei finita? Tre palle? Quattro palle? Ok, no, di nuovo tre palle. Voglio prendere ancora una palla. Ho quattro palle. Ok, andiamo di là. Wow! Vedete questo? Ora ci inseriamo le palle. Do il via alla palla gialla, poi alla palla rosa, poi alla palla rossa e infine alla palla viola. Wow! Ma dove sono andate? Non lo so proprio! Adesso state a vedere! 3, 2, 1... Wow! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Aspettate un secondo! Qui ci sono 5 palle! Che cosa? Yeah! Ciao! Avete visto? Sto guidando la macchina della polizia. Qui abbiamo il volante. E poi abbiamo la sirena. E non dimentichiamoci i lampeggianti. Wow! C'è troppo rumore qui dentro. Mi piacciono le auto della polizia. E mi piace anche l'autopompa dei vigili del fuoco! Wow! È
utile. Il camion dei pompieri va nelle case, nei palazzi, in città, in campagna, dove c'è un incendio da spegnere. Wow! Ehi! Sì, guardate! Possiamo sederci alla guida del camion dei pompieri! Wow! Sentite la sirena? Wow! Oh, ho acceso i lampeggianti! Wow! Sì, adoro i camion dei pompieri e sono quasi tutti rossi! Ehi, a proposito di rosso, guardate! Questa è un'ambulanza! Wow! Oh, la parte posteriore ha forma di cubo! Ehi, sì, venite a vedere, dai! Wow, facciamo un bel giretto! Le ambulanze sono utili perché ti soccorrono subito se hai un'emergenza. Ti aiutano, sì, se hai dei problemi di salute. Ok, su, spostiamoci ora nella parte anteriore, dove ci sono i lampeggianti e la sirena. Si sale da questa parte e si guida l'ambulanza. Qual è la sua posizione? Oh, qual è la mia posizione? Io mi trovo al museo per bambini. Devo accendere i lampeggianti? Andiamo! Corriamo a salvare le persone! Ok, ora voglio mostrarvi un altro veicolo di emergenza. Si trova lassù in alto. Riuscite a vederlo? È lassù, in alto. Saliamo a bordo! Allora, non è un aeroplano, però è simile a un aeroplano perché vola in cielo. È dotato di un rotore, non ha eliche o motore a getto. Beh, alcuni hanno il motore a getto, ma in ogni caso questo è un elicottero! Wow, vado a pilotare l'elicottero! Wow! Ok! Stiamo volando! Anche con gli elicotteri si soccorrono le persone perché sono dei veicoli di emergenza. Infatti si usano anche per spegnere gli incendi. Ci sono numerosissimi usi per l'elicottero. È stato super divertente imparare mentre giocavamo al museo partecipativo per bambini di Olympia, Washington. Beh, siamo arrivati alla fine del video, ma se volete vederne degli altri, dovete semplicemente cercare il mio nome. Già, lo fate lo spelling con me? B-L-I-P-P-I. Blippi, ben fatto! Alla prossima! Ciuf ciuf! Ciuf ciuf! Wow! Guardate! Wow! Questo è un grosso pick-up rosso. Ma... è proprio sporco. Riuscite a vedere quanto è sporco? Oh, guardate! Perfetto! Una vasca! Che ne dite se riempiamo la vasca con acqua? E poi... aggiungiamo un po' di sapone e poi laviamo il pick-up? Dai! Forza, riempiamola d'acqua! È pesante! Ok, andiamo! Perfetto! Ottimo! Stiamo riempiendo la vasca con acqua! Ciao! È tantissima acqua!
Guardate, stiamo per fare il bagno al pick-up. Oh, stiamo per lavarlo. Già! Mi è andato nell'occhio. Ok. Wow! Era proprio pesante. Wow! Mi vedete? Ehi! Vedete l'acqua com'è pulita? Perfetto! Così adesso possiamo mettere il pick-up qui dentro e dargli una bella lavata. Ma prima, beh, ci serve del sapone. Un bagnetto con le bolle. Pronti? Oh! Ok, è qui sotto. Anche questo è pesante. Scherzo, vedete? Non è così pesante. Stavo solo facendo finta che fosse pesante. Ok, adesso mettiamo il sapone nell'acqua. Ok. Wow. Ora il sapone è lì dentro. Ok. Adesso abbiamo dell'acqua pulita e saponata. È l'ora di lavare il pick-up. Allora, voi ed io diciamo insieme Blippi lava il pick-up. Lo ripetiamo 3 volte. E poi mettiamo il pick-up qui dentro. Ok, pronti? Blippi lava il pick-up. Blippi lava il pick-up. Blippi lava il pick-up. Wow! Non è un pick-up bellissimo, però prima era tutto sporco. E ora guardate, lo sporco è nell'acqua. Ora? Sì che abbiamo un pick-up rosso. Si vede finalmente il colore, già. È di colore rosso. Ok, è arrivato il momento di lavare un vero grande pick-up rosso. Guardate cosa c'è! Wow! Un pick-up gigante rosso! Ed è davvero sporco! Ora lo laveremo e lo renderemo pulito e splendente! Andiamo! Wow! Guardate questo fango! È davvero sporco! Ma prima di pulire il pick-up, penso che dovremmo sporcarlo ancora un po'. Guardate. Oh, farina. Wow. Wow. Sì. Guardate come lo stiamo sporcando. Ok. Un altro poco sul cassone qui dietro. Guardate che manciata gigante! Ok, ancora una. Pronti? La tirerò da molto lontano. State indietro, ok?
Arriva la bomba! Ok, credo che ci sia abbastanza farina. Però, vediamo. Penso che possiamo sporcarlo ancora un po'. E ho quello che fa per noi. Oh! Già! Salsa piccante! Mi piace questa salsa! Mettiamo un po' di salsa piccante sul pick-up, ma prima, siccome mi piace... Questo sì che è utile! Ketchup e senape. Ok. Wow, era proprio piccante. Ok, ketchup e senape, andiamo. Cominciamo. Oh, mettiamone un po' sulla ruota. Ok, facciamo... Oh, ho un'idea! Prendiamo la senape gialla e disegniamo una faccina sorridente. Pronti? Faccina sorridente! Ok, prendiamo il ketchup rosso, rimanete lì, e disegniamo una faccina triste, pronti? Che divertente! Oh, ok! Adesso ci servono delle monete per lavare il pick-up. $5! Ok. Li mettiamo nella fessura. Ascoltate! Sì! Jackpot! Wow! Ok, ecco le monete! Ok, vediamo. Con questo scegliamo. Risciacquo ad alta pressione, cera ad alta pressione, risciacquo ad alta pressione. Perfetto. Ok, ci servono più monete da mettere lì dentro. Vediamo. Ok, dovrebbero bastare. Eccole qui. Ok, siete pronti? Wow, wow! Ok, andiamo dall'altro lato. È come una pistola d'acqua, ma molto potente. Pronti? Wow! Wow! Sì! Oh! Sta tornando pulito! È venuto via quasi tutto! Ehi! Attenzione! Non bagnatevi! State da questa parte! Wow!
Ok, adesso metto a posto questa. Rimanete lì. E poi laveremo a mano, ok? Restate lì. Bimbi! Con la pistola ad acqua? È venuto abbastanza pulito, ma dobbiamo pulirlo ancora più a fondo con le mani! Guardate! Abbiamo un secchio e del sapone! Ok! Bene! Già! Sapone verde! Ok, e poi... Ecco dell'acqua! Sì! Wow! Bene! E... qualcosa per strofinare, come... questo! Uno straccio! Perfetto! Guardate! Ketchup e senape! Chissà da dove arrivano! Questa spazzola è per le ruote e gli pneumatici. E questo... Serve per il tetto, che è difficile da raggiungere. Ma lo faremo dopo. Ok. Prima... andiamo! Ok. Questo secchio d'acqua è pesante. Ok. Pronti? Cominciamo! Prendiamo lo straccio e cominciamo a lavare in questo modo. Molto bene. Mettiamo ancora un po' di sapone. Guardate qui! L'acqua è piena di sapone. Wow! Ok. Facciamo così. Sì! Dobbiamo... pulire via tutto il giallo e il rosso. C'è proprio un sacco di ketchup e senape. Ce n'è ancora un po' qui. Guardate e... Ok. Così. Ok. E... torniamo sul retro. Dobbiamo pulire qui. Prendiamo questa spazzola. Spazzoliam. Mi piace lavare le macchine. Spazzoliam. Ok, in questo modo. Ok, adesso è tutto pulito. Dobbiamo solo sciacquarlo ancora una volta. Prima... ricordate la spugna molto lunga? Andiamo a prenderla? Ok. Sì, guardate che spugna. Andiamo. La immergiamo nell'acqua saponata e... la portiamo in alto! È proprio in alto! Ok! Bene! Direi che abbiamo tirato via tutto lo sporco, quindi l'ultima cosa da fare è il risciacquo per l'ultima volta. Ok, dobbiamo risciacquare il pick-up un'ultima volta. Ok, cominciamo. Sciacquiamo anche la ruota, qui!
Ok, ora che il pick-up è tutto pulito, voglio solo dirvi... Ehi! Non sporcate nessuna macchina di un adulto di proposito come abbiamo fatto noi. Noi lo abbiamo fatto per questo video, solo perché ci serviva un pick-up davvero sporco. Beh, è stato divertente lavare il grande pick-up rosso con voi. Wow! Ok, ciao ciao! Ehi, sono io, Blippi. Oggi mi trovo alla scuola di circo Synapse di Auburn, Washington. Wow, guardate questo posto! Wow, è davvero colorato! I bambini vengono qui per imparare alcune discipline legate al circo. Oh, ciao, chi sei? Ciao, sono l'istruttrice Crystal e vi insegnerò le specialità del circo. Yeah, sono emozionato! Per prima cosa devi toglierti le scarpe. Ok, devo togliere le scarpe. D'accordo, ci siamo. Una scarpa, due scarpe. Molto bene. Ora che ho tolto le scarpe, possiamo imparare cose nuove! Wow! Guardate questo posto! È davvero stupendo! Ci sono moltissimi oggetti fantastici qui! Wow! Sì, queste sono palline da giocoliere! Le useremo più tardi! Piume? Ma che ci fanno qui? Che buffo! Wow! Guardate! Queste sono funi tese! Non vedo l'ora di rimanerci in equilibrio più tardi! Wow! Ma è un tappeto elastico! Su questo si può rimbalzare! Vorrei davvero saltarci sopra, ma forse non dovrei farlo senza aver prima riscaldato un po' i muscoli. Già! Wow! Guardate qua! È una sbarra a cui appendersi! Oh! Dei tessuti aerei! Wow! Di che colore è questo? Già! Questo è di colore viola! Oh! Seguitemi! Ce n'è un altro! Questo è di colore giallo! Va bene, basta giocare! Adesso riscaldiamoci così possiamo distendere i muscoli e divertirci! Oh, ehi! Ehi, pronto per il riscaldamento? Sì, sono pronto! Correremo fino alla parete blu e poi torneremo verso i bambini che ci stanno guardando! Okay, pronto? Sì. Andiamo! Guardate, sto correndo! Adesso spostiamoci al centro del tappeto. Va bene. Disegniamo dei cerchi all'indietro. Dobbiamo preparare le braccia per sostenerci sui tessuti aerei e sul trapezio. Wow. Ok, ora in avanti, come se nuotaste. Ok, guardate, sto facendo dei grandi cerchi con le braccia. Bene, sediamoci nella posizione della farfalla. Unite le dita dei piedi e fate una farfalla. Guardate un po'. Mi sto muovendo come una bella farfalla, già! Quando nascono le farfalle sono dei bruchi, poi subiscono una metamorfosi e infine diventano tutti delle bellissime farfalle! Ok, chiudiamo le gambe e stendiamole sul pavimento. Adesso andremo sulla luna. Afferratevi i piedi e preparatevi! 5, 4, 3, 2, 1, lancio! Facciamolo di nuovo, questa volta partiamo dal 3. 3, 2, 1, lancio! Yeah! Continuiamo, alziamoci in piedi. Ti senti riscaldato? Sì! D'accordo, andiamo a fare un po' di circo! Andiamo! Wow, è stata davvero brava! Avete visto quanto ha saltato in alto? Già! Wow! Guardate lei cosa fa! È bello che i bambini possano venire qui per imparare le discipline circensi. Wow, guardate lei! Wow! Sa usare in modo veramente fantastico quei tessuti aerei. Date un'occhiata! Wow! Osservate quest'area! È davvero forte! Vedete questi grossi fogli di carta dietro di me? Già! Le scritte colorate che vedete, già, riportano degli obiettivi e quando li raggiungete potete scriverci sotto il nome. Andiamo a vedere. Qui c'è scritto inversione in aria. Wow! Questo significa che tutti i bambini che hanno scritto il loro nome sul cartellone hanno raggiunto l'obiettivo. Per esempio Neil, Alissa, Jonah e Zoe. Wow! Ben fatto! Che bello! Vediamo cos'altro c'è scritto. Wow! Ruota
a gambe distese. Però è difficile, ma guardate quanti bambini l'hanno imparata. Wow, è emozionante! Giocoleria con 6 clavi e passaggi. Wow, questo sì che è difficile. Infatti nessun bambino ha ancora imparato a farlo. Wow, è davvero pazzesco! Mi è venuta un'idea. E se scegliessi uno di questi obiettivi e provassi a raggiungerlo? Sembra davvero divertente! Ecco questo. Capovolta in avanti, alzandosi in piedi, senza mani. Ma che bell'esercizio! È una capriola, ma poi, alla fine, quando ci si solleva, non si usano le mani. Già, dovrei provare a farla. Sarà un vero spasso! Ci sono! Sì! Ora puoi scrivere il tuo nome sul cartellone! Davvero? Fantastico! Yeah! Wow! Yeah! Ok, ci siamo! È il momento di scrivere il mio nome! B-L-I-P-P-I! Blippi! Wow! È stato fantastico! Yeah! Ci sono tante cose davvero bellissime! Wow, che cosa sono? Wow, sembra proprio un arcobaleno! Wow, qui in fondo ci sono dei cerchi viola! Che bello, sono viola! Wow, guardate! Poi abbiamo anche alcuni cerchi blu e, proseguendo, dei cerchi verdi, alcuni gialli e poi dei cerchi rossicci, sembrano arancioni, ma diciamo pure che sono rossi. E abbiamo dei cerchi rosa. Wow! Sono stupendi, davvero colorati! Ehi! Che forma è questa? Già, è un cerchio, come dice il nome, guardate! Wow! Magari posso fare il giocoliere! Andiamo! Wow! Me ne è caduto uno! È divertente! Guardate, potete anche farli girare intorno al braccio! Wow! E se provassi a usarne tanti insieme? Vedrete, sarà proprio fortissimo! Pronti? Wow! 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 È divertente! Osservate! Questo tipo di lancio si chiama pancake. Potete esercitarvi in questo modo. Già! Provate a farlo ruotare. Guardate! Yeah! Ce l'ho fatta! Bene, adesso rimettiamoli a posto. Non dimentichiamoci di questo! Ok, adesso che sono di nuovo tutti in ordine al loro posto, magari potremmo usare qualche altro oggetto. Wow! Come questo! Ecco qui la piuma di un pavone. Wow! I pavoni sono davvero bellissimi! Ah, ne avete mai visto uno prima d'ora? Wow! Già! I pavoni possono aprire la propria coda e sono magnifici quando lo fanno, ma in realtà quello che voglio fare oggi è prendere una di queste piume di pavone e provare a tenerla in equilibrio. Bene, l'appoggio sul dito. Wow! Ah, guardate! Già! La tengo in equilibrio e cerco di non farla cadere per terra. Wow! Potete farlo rimanendo fermi nello stesso posto oppure provarci anche mentre vi muovete. Wow! Wow! Ah, è difficile! Wow! Guardate un po' qui. Pronti? Voglio provare a metterla sul mio naso. Wow! Wow! È in equilibrio? Ah! 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 Ah!
Che buffo! Wow, è super spassoso tenere gli oggetti in equilibrio! Che cos'altro abbiamo qui? Oh, sembra proprio che siano... Oh! Dei bastoncini! E qui ci sono... alcuni piatti! Quanti piatti ho preso, bambini? Esatto! 1, 2, 3 piatti! E di che colore sono? Corretto! Blu? Rosso? Esatto! È giallo! Va bene, prendiamo... quello blu. Il blu è uno dei miei due colori preferiti. E facciamolo girare. Wow! Ci siamo! Così! Vedete come gira e resta in equilibrio? Già! Ma ricordate che questi sono piatti di plastica. Non provate assolutamente a farlo a casa con i vostri piatti, perché se cadono quelli si rompono. Wow! Sì, questi sono piatti da giocoliere. Wow! Gira, gira, gira! Pronti? Wow! Provo a rifarlo! Wow! Avete visto? Ce l'abbiamo fatta! Oh, oh, oh! Ok, non riprovo più. Va bene, fatemi mettere via queste cose e vediamo cos'altro c'è. Wow! Date un'occhiata a queste! Sono tante palline da giocoliere! Già! Mi conoscete? Mi piace proprio fare il giocoliere, non è vero? Già! Vediamo un po'. Oh, sono super colorate! Guardate! Questa qui mi ricorda un'ape! Sì! Le api sono davvero fantastiche perché producono il miele! Miam! Adoro il miele! Ok, poi abbiamo anche una pallina rossa e nera, una blu e bianca, una verde e nera. Ok, ora devo sceglierne tre. Che ne dite? Di queste qui? D'accordo, siete pronti? Mi metto in ginocchio e faccio il giocoliere! Wow! Fare il giocoliere è uno spasso! È piuttosto complicato! Wow, wow, wow! Ma facendo tanta pratica, si possono imparare cose proprio forti! Yeah! Va bene, ora guardate questo! Farò il giocoliere con tutte queste! Siete pronti? Bene, sarà molto difficile riuscirci! Cominciamo! Che sciocchezza! Va bene, ora devo raccogliere le palline. D'accordo, vediamo che altro c'è là. Wow, guardate qui! Hula hoop! Che belli! Io adoro gli hula hoop! Dai, prendiamone 2 o 3. Bene, venite da questa parte. Wow, ho preso 3 hula hoop. Vediamo, di che colore sono questi hula hoop? Già, questo qua è arancione, giallo e rosso. Wow! Che bello questo hula hoop! Poi c'è questo. Già, è blu e argento brillantinato. Wow! Ehi, qual è il vostro colore preferito? Wow! È un colore stupendo! I miei due colori preferiti sono il blu e l'arancione. E questo qui? Sì! Questo è di colore viola e argento brillantinato e scintillante. Yeah! Usiamo questo! D'accordo, proverò prima a farlo girare sul braccio. Wow! 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 Yeah! Whee! Guardate qua! Yeah! Bene, ora proviamo così! Avrei una bella idea! Ora che sono sul pavimento, potremmo sparpagliarli e provare a saltarci dentro! Già! D'accordo! Facciamo come la rana! Cra! 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 Bravi! Ben fatto!
È stato uno spasso imparare queste discipline del circo, già! Wow! Guardate qui! Già! Ve la ricordate? Questa è la fune tesa! Wow! Già! Ora voi ed io proveremo a starci in piedi in equilibrio. È molto difficile perché la fune è sottile. Wow! Va bene, proviamoci! Va bene, sali su questa piattaforma, poi mettiti in piedi bello dritto e guarda davanti a te. Va bene! Io rimarrò qui in caso cadessi. D'accordo, perfetto! Ci siamo! Wow! 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 Ah, sono caduto! Va bene, proviamo ancora! Andiamo! Wow! Sono caduto di nuovo, però è stato molto divertente! Va bene, adesso provo una terza volta! Ci siamo! Posso farcela! Wow! Wow! Guardatemi, ci sto riuscendo davvero! Wow! Wow! Che bello! Ce l'ho fatta! Avete visto? È vero, è stato molto complicato, ma è davvero bellissimo riuscire a fare qualcosa di così super difficile! Ben fatto! Ok, per prima cosa inizierò rotolando. Si comincia! Wow! Va bene, adesso passiamo all'equilibrio. Wow! 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 E ora una passeggiata sulle braccia. Andiamo! Wow! 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 Yay! Wow! È stato proprio un vero spasso! Yay! Purtroppo siamo arrivati alla fine del video. Ma se volete vedere altri miei video, vi basta cercare online il mio bel nome! Fate lo spelling insieme a me! Pronti? B-L-I-P-P-I!